Buongiorno, ben arrivate, buon inizio settimana, buon lunedì, come state? Il vostro weekend come è andato? Beh, diciamo che il cattivo tempo ci aiuta ancora a goderci un po' casa, poi tra un po' immagino tutti i pensieri che state facendo in questo momento, perché questo tempo comincia un po' a stancare, però ci siamo, dai, forza, siamo al giro di boa, siamo vicini alla stagione che piace tanto a voi. Che andate al mare, a me un po' meno, ve lo dico subito. Buongiorno cara. Buongiorno Mary, buongiorno a voi. E tu non ridere perché è così. È vero, lo dici sempre, il mare è per voi ma non per me, è vero. Io preferisco la mia verandina e sono a posto così. Allora, Maria Grazia Mininni, grande professionista, parliamo di SEM, una scuola di estetica Mininni. Ma parliamo anche di una grande spa a Margherita di Savoia. Sì. Abbiamo cominciato questo viaggio nel campo proprio, come si chiama quest'area specifica? Area benessere. Ecco, dell'area benessere, quindi sì. Questo include tutti i tipi di massaggi. Sì, area benessere è quello che noi abbiamo visto sino ad oggi e poi andiamo nell'area estetica e quindi area anche dei trattamenti come vedremo insomma tra un po' i trattamenti che sono più specifici insomma per la rimise in forma di ognuno di noi. Sai insomma. Perché te lo chiedo? Perché generalmente quando si parla di estetica è vero, è un discorso che in realtà abbraccia tutto, però generalmente si pensa al viso, si pensa al trucco, si pensa al maquillage. Invece quando parliamo di massaggi, varie tecniche come quelle che tu ci stai presentando. Sì, stiamo parlando di area benessere e area di estetica, insomma, specifica su dei trattamenti, sul corpo. Esatto. Sì, quando lavoriamo proprio per trattamenti periodici, diciamo così. I nostri allora, trattamenti. Oggi ne vedremo un'altra bellissima, vi avevamo anticipato. I benefici del sale, è incredibile quello che vedrete, ma è vero. Allora io direi di far partire le immagini, come sempre noi le commentiamo, certo. Sono immagini che abbiamo registrato presso la SEM Spa Margherita di Savoia, il centro benessere appunto della nostra amica Maria Grazia Mininni, tutto accade sotto il suo vigilissimissimissimo occhio. E in più devo dire che ci sono alcune cose che fa esclusivamente lei con le sue mani, ma questo lo vedrete poi nel corso delle nostre puntate. Talassoterapia. Allora, benissimo Mary, talassoterapia, diceva la stessa, stiamo lavorando con la terapia del sale. Come abbiamo visto dalla prima immagine, abbiamo visto il sale. Il sale è uno degli elementi fondamentali per il nostro lavoro. Innanzitutto quello che noi stiamo vedendo adesso è proprio un trattamento specifico per un drenaggio. Quindi andiamo a lavorare proprio sul discorso di drenare i liquidi, quindi drenare tutti quei liquidi in eccesso dovuti e scaturiti soprattutto a un cattivo circolo linfatico. Quindi la linfa nel momento in cui non circola bene forma questi pacuti, quindi forma anche questi gonfiori. Aspetta che hai usato un termine che io non ho mai sentito. Pacuti? Sì, i pacuti non sono altro che degli avvallamenti e quindi delle zone un po' più gonfie e quindi che creano proprio un eccesso, un accumulo di liquido in quella zona. Quindi quello che tu diciamo, ti accarezzi la gamba, benissimo. Senti tutta la gamba e dici, madonna mia, che cos'è? Che eppure cos'è? È un avvallamento di liquido. Non ho sbattuto da nessuna parte, no? Benissimo. Ho capito, pacuti. I pacuti, ma sì. Pensa. Sono proprio, quindi ripeto, sì, ho capito. È proprio una parte dove si va a formare insomma un eccesso di liquido e quindi il sale che cosa fa fondamentalmente? Il sale fa un effetto osmotico e quindi l'effetto osmotico sappiamo bene che fa praticamente che cosa succede? Che fa trasportare il liquido da una parte, da una membrana all'altra, in modo tale che così ci sia più un drenaggio di questi liquidi in eccesso. Fa e fluire quindi, insomma benissimo. questi liquidi bloccati. Perché ci sono più tossine? Chiaro. Perché ci sono più tossine e quindi drena maggiormente la coscia, la gamba, la caviglia, il piede, proprio quando ci sono queste ristagni di liquidi. Mm. E quindi
quindi il sale fa proprio questo. Il sale è abbinato a questo trattamento, quindi a questo macchinario che viene chiamato Sweetana. Lo Sweetana che cos'è? È praticamente un lettino di vapore. Sweetana, la parola stessa dice, significa vapore e quindi detossinare. Quindi il vapore crea, elimina le tossine dal corpo, quindi favorisce la sudorazione. Favorendo la sudorazione, come vedi adesso, gli dice una nuvola di vapore. Sì. Viene anche chiamato in maniera un po' più coccoloso nuvola di vapore, perché chi fa questo trattamento può fare tranquillamente un trattamento e sotto si possono mettere tutte le sostanze, tutti i prodotti. Allora, io te lo sto facendo spiegare, poi partiamo con le domande, va bene? Sì. Adesso cerchiamo di andare pari passo con quello che vediamo, Poi non infatti. Vi preoccupate che partirò con le domande. Perché così abbiamo anche un'idea più chiara di quello che stiamo vedendo. Continua di quello che vediamo, quindi torniamo a questo vapore. Ok, prego, il vapore, il lettino e il vapore che si forma all'interno non è altro che acqua, quindi vapore acqueo. Questo vapore dà la possibilità al corpo di, ecco vedi, quindi si mette questo foglio, è un foglio che fa trattenere quindi il calore. La ragazza sotto, lo facciamo venire questo step perché può tenere completamente la testa all'interno del lettino e quindi dello Sweetana, oppure può anche tenere la testa fuori. Quindi per chi soffre, per esempio, ci sono delle signore che soffrono di claustrofobia e quindi non sei l'unica, Mary. Quindi ogni volta che vengono da me e vedono questo trattamento dicono no, Maria Grazia, non lo voglio fare perché io mi sento soffocare. Allora, noi adesso abbiamo fatto vedere effettivamente cosa succede dentro, quindi tutto questo vapore che la ragazza, chi non soffre, può tranquillamente fare, tipo effetto aerosol, no? Oh, sì. Quindi questo vapore che prende anche tutta la parte del viso, un po' come si fa la pulizia del viso con la vaporizzazione, e quindi va a dilatare i pori e quindi ad eliminare con più facilità le cellule morte. E quindi la cliente stessa può fare da sola questo effetto. Quando si sente sicura può mettersi all'interno del lettino, quindi può coprirsi sino al capo e poi può scoprirsi, quindi lo può fare da sola questo movimento. Tanto tutta la parte che a noi interessa, quindi dall'addome e quindi dal seno in giù, dove noi abbiamo messo il nostro trattamento, quindi in questo caso il sale, perché nel contempo che abbiamo utilizzato il sale stiamo facendo ovviamente anche uno scrub un po' più profondo, quindi lo scrub con il sale è il, diciamo che è lo scrub per antonomasia, quindi proprio perché è più levigante, è più ruvido, riesce a levigare di più la parte superficiale e nello stesso tempo ti dà anche un beneficio perché diventa anche sia un modellante che un anticellulite. Bene, allora abbiamo visto, diciamo, il procedimento di questo massaggio che si chiama talassoterapia. Entriamo un po' nello specifico. Sì. Allora, intanto, questo è un sale normale o un sale particolare che tu acquisti per questo tipo di trattamento? No, è un sale particolare, però noi sfruttiamo anche... Ci sono degli oli, però io sì, vedo... Sì, bravissima, ecco. È un sale e all'interno ci sono gli oli essenziali, gli ecco. Oli essenziali che serviranno in base ovviamente al trattamento che noi stiamo utilizzando. In questo caso su di lei stiamo utilizzando degli oli drenanti perché lei ha problemi di ritenzione idrica, quindi ha problemi di circolazione linfatica, ha problemi di gonfiore e quindi in questo caso stiamo lavorando più su un drenaggio. Ecco. È ovvio che il sale, poiché ha tante e molteplici usi, è anche un anticellulite, quindi lavora benissimo sui cuscinetti, quindi il sale del mal morto noi andiamo anche a utilizzare, come ci sono i sali vari sali alimentari, di uso alimentare di vari colori, così esistono questi sali specifici proprio per i trattamenti estetici. Diciamo che noi qui in Puglia possiamo sfruttare anche tantissimo e benissimo il sale delle saline, perché è ricchissimo sia per quanto riguarda la cura della pelle, infatti vediamo che le terme utilizzano benissimo l'acqua, certo, madre dei bacini, certo. E quindi fa veramente molto bene. E quindi noi vicino alla nostra zona abbiamo anche questi sali che sono veramente molto buoni, ecco. E quindi li utilizziamo con molta facilità. Quindi oli essenziali, sì.
e sale, questo massaggio ovviamente per la conformazione stessa del sale risulta essere uno scrub anche. Benissimo, uno efficace. Scrub e asciuga anche, perché il sale, come ben sappiamo, asciuga insomma anche i liquidi, come l'effetto che abbiamo detto prima, l'effetto osmotico che dà proprio il sale stesso. Sì. Quindi il sale non è solo, io non è che lo utilizzo solo ed esclusivamente per un drenaggio, ma il sale lo posso utilizzare tranquillamente per tanti fattori, per esempio posso utilizzarlo sulla psoriasi, che per chi ha queste problematiche, però ovviamente stiamo parlando sempre di discorsi molto leggeri, Mary, perché ovviamente ci deve essere sempre. Io arrivavo a questo, intanto vorrei chiederti se chiunque può fare questo tipo di trattamento. Perché per esempio noi sappiamo bene che chi soffre di tiroide il sale non lo può assolutamente utilizzare, quindi la prima cosa che noi chiediamo alla nostra cliente se ha delle disfunzioni tiroidee, e quindi sappiamo bene che il sale non possiamo utilizzarlo, quindi andiamo su altri fattori, chi ha, altri trattamenti, per esempio delle ustioni, delle varici. Allora, non ha alcun tipo di problema, perché voglio dire, è talmente leggero, è talmente innocuo, le varici possono dare problemi a un discorso più di calore, e quindi perché la varice praticamente non va a braccetto con il calore, ha bisogno di un qualcosa un po' più freddo, proprio perché c'è già una vasodilatazione per quanto riguarda le varici, e quindi noi non dobbiamo creare ancora più vasodilatazione. Senti, il vapore invece che agevola, ecco, praticamente la penetrazione, consente l'apertura dei pori, quindi l'assorbimento di questi oli essenziali e questi sali che noi abbiamo applicato, che tu hai utilizzato. Quanto dura un trattamento? Uno di questi? Allora, questo trattamento dura 30 minuti, tutto dall'applicazione alla vaporizzazione, e dopodiché, dopo aver fatto insomma questi 30 minuti di questo trattamento con lo Swidana, si effettua successivamente il massaggio. Quindi questo è un trattamento che non viene fatto singolarmente, ma viene sempre associato con una tecnica di massaggio. In questo caso, se fosse stato un'anticellulite, avremmo fatto un massaggio anticellulite, quindi per i cuscinetti. Su di lei faremo un trattamento invece più di linfodrenante, quindi un massaggio più da drenaggio, proprio perché abbiamo utilizzato un sale drenante. Ovviamente il vapore è solo acqua, è solo vapore acqua, non abbiamo niente, non abbiamo essenze, eccetera. No. Io tornerei a sottolineare questo aspetto che trovo veramente molto importante, del fatto che non è necessario coprirsi completamente il volto, perché ci possono essere delle soggetti, clienti sì. a cui magari questo può creare uno stato di, così, di ansia, di ansia, di agitazione, sì, di soffocamento. Beh, io sono una di quelle, per esempio, una cosa del genere con il calore, il vapore. Poi immagino che si avverte una reazione proprio del fisico, no? Allora, la reazione del fisico fondamentalmente non c'è, solamente più ipiremia, quindi un po' più di rossore superficiale della pelle. Però il calore lo avverti. Il calore lo avverti, però non è molto esagerato. Anche se fai uno scrub normale o fai una pulizia del viso, va bene, certo. Il calore lo avverti. Quindi certo. Immagino su tutto il corpo, sentirlo anche sul viso. Invece questo tipo di trattamento lo si può fare anche senza mettere coprirsi fino al décolleté, e quindi agisce automaticamente sulle altre parti. Quindi se la cliente dice io non voglio assolutamente coprirmi, allora loro possono restare tranquillamente senza il volto all'interno dello Swidana. Ma molte delle mie clienti fanno così, Mary, proprio perché loro devono prima prendere sicurezza nel momento in cui, perché ovviamente quello è più un fattore psicologico, vero, che succede, non è perché realmente succede. Chiaro, qualcosa di importante. No, è giusto. Ma nei momenti in cui loro si sentono sicure, sono loro da sole, io faccio vedere solamente come devono fare, come abbiamo fatto vedere con la ragazza, e loro da sole poi ogni tanto si coprono e poi si scoprono, proprio per avere questa ossigenazione anche sul viso, perché fa veramente molto bene, è vapore, quindi comunque apre i pori, disintossica, quindi fa uscire fuori tutte quelle che sono le tossine, aiuta nella sudorazione, quindi di conseguenza la pelle risulta molto più compatta, molto più rosea. E all'interno di questo non solo si possono fare dei trattamenti corpo, ma si può anche assemblare un trattamento viso, ovviamente per quelle clienti che riescono a tenere coperto il viso.
Ok, quindi contemporaneamente tu fai due trattamenti, quindi metti uno scrub un po' più specifico, un po' più delicato sul viso per chi fuma, per esempio questo è ottimo anche come trattamento per chi fuma, perché i soggetti che fumano hanno una pelle un po' più atona, un po' più spenta, proprio nella parte del labbro, e quindi questo trattamento facendolo anche di solo 5 minuti sotto alla nuvola di vapore, è come se esfolia un po' quella parte, quindi ossigena di più il viso. Senti, quindi non ci sono controindicazioni, tranne che per le pazienti che possono avere le clienti, sì, che possono avere dei problemi tiroidei, sì, per quanto riguarda il trattamento al sale, antagonista, sì, quindi sì, non si può assolutamente associare, non si possono utilizzare, no. Però come anche non si può associare a donne in gravidanza, visto che abbiamo già visto un trattamento, quindi questo è un trattamento che su di loro non viene assolutamente fatto, anche se noi cerchiamo di non fare mai nulla, ma di fare solo ed esclusivamente quel massaggio adatto a loro, e quindi è ovvio che loro non... Oppure se ci sono problematiche come le varici in questo caso, quindi viene varicose, varici, in quel caso il calore non va fatto. E ovviamente non bisogna avere nessun altro tipo di problema alla pelle. No, perché se ci sono delle lacerazioni, se ci sono delle ustioni, delle ragadi, delle aperture, perché il sale penetra e quindi brucia, dà anche un po' fastidio. Quindi in quel caso ovviamente la pelle deve essere intatta. Intatta, sì. Integra. Va bene cara, vedi che è volato il nostro tempo. Ah, vedimi, sì. Velocemente quando si parla di cose interessanti. Come no, questo io non l'avevo mai visto, questo tipo, non solo con il sale, che insomma ci può anche stare, poi ho visto anche delle altre sostanze, credo fossero fango. Sì, che vedremo in seguito, fanghe e alghe, e sono alghe, due. Ecco, che poi ci spiegherai, sì, bene esattamente che cos'è questo fango. Sì. Esatto. E anche proprio c'è tutta anche, la, come devo dire, tutta la struttura compresa questa macchina che crea la pressoterapia, il vapore, no, lo sguidana, dici? Sì, lo sguidana. Lo sguidana, sì. E poi ha collegato adesso, c'è anche un altro macchinario che si chiama pressoterapia, che in seguito vedremo. Poi ci sono tante altre cose, quindi questo è quando si parla, se io voglio fare un circuito e quindi fare un pacchetto per avere e ottenere dei risultati, perché singolarmente ovviamente se faccio questo trattamento lo posso fare singolarmente, ma lo utilizzo non più come un drenante, non più come un anticellulite, ma lo utilizzo come uno scrub, questo che abbiamo visto oggi. Invece questo può essere un'apertura di una serie di interventi e di che trattamenti vengono fatti, completi. Sì. Pressoterapia, sì, la vedremo la settimana prossima. Sì. Va bene, allora con questo impegno noi ci congediamo. Per a te Mary, buona giornata. Anche a te buon inizio settimana. Invece adesso la linea alla regia, noi ci continuiamo con la nostra camminata qui a Mattina Amica.